Possiamo iniziare, mi ha citato il controllore accademico. Grazie ai due candidati di essere qui, nonostante i numerosi impegni di questi giorni, hanno un paio di comizi al giorno, comunque hanno deciso di comunque andare in tutti i comuni per incontrare la popolazione. E abbiamo deciso di fare anche un incontro più mirato, appunto così, tra giovani, abbiamo deciso di fare una chiacchierata così un po' informale, con un piccolo aperitivo, così almeno una roba un po' più che dà meno soggezione, diciamo. Così anche se avete delle domande da fare, delle richieste, comunque sono a disposizione. È bello vedere comunque un numero abbastanza, siamo contenti che sia un numero abbastanza elevato di persone. Comunque sappiamo che non è facile magari mostrarsi, mettere la faccia in questa regione che un po' tiene sotto controllo di voti, e dove magari i gruppi giovanili vengono visti più come delle agenzie di collocamento invece che un luogo dove appunto, informarsi e parlare della vita di quello che ci utilizzare qua. Lasciamo magari spazio ai due candidati, se Sara e Andrea vogliono aggiungere qualcos'altro. No, io voglio solo rassicurarvi che è una roba informalissima, semplice, liberissima. Adesso iniziamo a far giocare le spese. Possiamo mettere sotto applauso. Perciò sentitevi liberi di fare qualsiasi tipo di domande, di approfondimento, se avete idee è l'occasione giusta per esporre, perché vi assicuro che i due candidati sono persone deliziose e ascoltano ben volentieri. E poi il tempo ci aiuteranno di passare. Io sono Patrizia Moretti. È giusto dirlo perché ultimamente ci stanno succedendo cose strane. L'altro giorno avevo un comizio e ho chiesto se era una signora di Chandra, e invece a Jean-Pierre, il marito di sua figlia, ha chiesto se conosceva un certo Morelli di Chandra. Ha detto, ma Chandra è mio padre. Niente, io sono Patrizia Moretti, ho 52 anni, sono stata bibliotecaria nel mio paese per 28 anni e lavoro nell'hotel della nostra famiglia. Mi sono sempre occupata di politica, ho sempre fatto politica attiva, prima del mio nuovo hotel e poi un movimento che poi è nato dalla necessità del mio valore e degli altri. Ho fatto però sempre soltanto politica a livello volontario all'interno del partito, non ho mai ricoperto nessun incarico prima del 2008, anno in cui sono stata eletta in consiglio regionale. E in consiglio regionale sono capogruppo di Alpe, Alpe conta 5 consiglieri, e assieme al Partito Democratico, che ne conta 3, siamo l'opposizione, diciamo, di questa legislatura. Come sapete adesso si sono aggiunti anche 3 nuovi consiglieri di opposizione, quelli dell'UDC. Assieme al PD abbiamo portato avanti in questi anni una battaglia politica che nasce nel 2006, con le elezioni al Parlamento di Carlo Ferrer e di Roberto Nicco. Un momento di rottura piuttosto netto rispetto alla politica precedente, un momento in cui si è voluto veramente cercare di dare un'alternativa, una scelta ai valdostani, perché tutti abbiamo ritenuto e continuiamo a pensarlo che, come diceva Alain giustamente, il sistema politico-amministrativo valdostano è un sistema molto chiuso, clientelare, ahimè, lo sappiamo,
un sistema che non lascia liberi i cittadini di esprimersi, perché è un sistema che è talmente pervasivo, che lega e tocca talmente tutti gli ambiti, per cui veramente è difficile esprimere opinioni diverse. Penso che tutti conosciate qual è il sistema verticistico a cui devono confrontarsi dallo Stato, da chi cerca lavoro a chi ha bisogno anche di un posto letto in ospedale, si alza il telefono, si ricorre al padre padrone e si fanno le code del martedì, code che ormai stanno facendo di nuovo anche i sindaci, perché è un sistema che si sta di nuovo richiudendo a riccio e sta condizionando sempre di più. In questi anni è peggiorato. E quindi noi ci siamo messi a disposizione dell'Alleanza Autonomista Democratica Progressista, che raggruppa oltre ad altre, al PD, altre forze del centro-sinistra che vanno dal centro di Tabacci a Rifondazione Comunista, al Partito Socialista, all'Associazione Loris Fortuna e dà anche l'appoggio esterno. Noi contiamo però anche molto sull'appoggio della società civile, dei cittadini, quelli che si sono impegnati e che hanno vinto il referendum del Piero Classificatore, che è stato un momento di grande riscatto politico da parte dei valdostani, che si sono riappropriati del diritto di decidere, diritto che, come sapete, è già stato in parte calpestato da quell'impugnativa del Consiglio dei Ministri all'esito del referendum, impugnativa che, è giusto ricordarlo, è stata sollecitata dalla nostra regione, dall'interno. Quando si dice che la nostra autonomia è attaccata dall'esterno, è vero che è attaccata dall'esterno, ma anche all'interno della nostra regione ci sono i nemici dell'autonomia, quelli che hanno sollecitato in pratica questa impugnativa mandando l'anno scorso, quando si sono resi conto che il rischio del referendum diventava reale e consistente, hanno mandato una lettera al Ministro dell'Ambiente per mettere in guardia il governo centrale contro questo strano fenomeno che si stava verificando in Val d'Aosta, dove c'era il rischio di una proposta di legge di iniziativa popolare messa a referendum e che questa proposta potesse essere votata e accettata dai cittadini. E quindi hanno inviato questa lettera vergognosa al Ministro dell'Ambiente, in cui si chiedeva di prendere delle precauzioni contro uno strumento di democrazia diretta come il referendum propositivo, che è uno strumento che solo la Valle d'Aosta di tutte le regioni italiane ha, assieme alla provincia autonoma di Bolzano. Capite che è veramente un attacco forte di chi poi rivendica di voler andare a Roma con la schiena dritta, ni droite, ni gauche, ni centre, a difendere l'autonomia. A difendere l'autonomia non si sa bene come, aspettando di vedere come vanno le elezioni per poi magari prendere posizione in un senso o nell'altro. Noi abbiamo fatto un percorso diverso, una scelta diversa, abbiamo preferito stipulare un accordo chiaro con Bersani, che ci auguriamo possa essere il prossimo Presidente del Consiglio, perché anche da autonomisti ci collochiamo nell'area del centro-sinistra e ci auguriamo veramente che Bersani possa dare una svolta all'Italia, una svolta di cui l'Italia ha assolutamente bisogno, così come noi ci auguriamo di poterla dare in Val d'Aosta. In questo accordo con Bersani, che tra l'altro
è stato siglato anche nella provincia autonoma di Bolzano dalla Südtirol Volkspartei, che è un partito autonomista, il partito autonomista per eccellenza, da sempre governa la provincia autonoma di Bolzano. Ciao Raimondo. E dicevo, nonostante la provincia autonoma di Bolzano abbia alle spalle delle garanzie internazionali, quindi sia ben più solida dal punto di vista dell'autonomia rispetto alla nostra realtà, ma anche loro hanno siglato un accordo analogo al nostro con Bersani, così come lo ha fatto la presidente della regione Friuli Venezia Giulia. E con queste persone noi ci auguriamo di poter andare a collaborare a Roma, perché pensiamo che l'autonomia vada difesa creando una rete di solidarietà, una rete di sinergie e di sostegno. E quindi noi a Roma non saremo inseriti in gruppi parlamentari nazionali, ma saremo o nel gruppo misto o nel gruppo delle autonomie, proprio perché pensiamo che sia importante collaborare con chi è simile a noi, con chi vive situazioni analoghe alla nostra, sia dal punto di vista dell'autonomia, ma anche dal punto di vista territoriale, e vive situazioni, vive in regioni di montagna. Qua dire ancora dal suo programma? Ma brevemente, aspettando che l'alcol faccia i suoi effetti. A proposito, vuoi dire qualcosa? Sì, io una sorpresa, magari fai i suoi effetti anche. Sono i comizi più difficili questi, perché non sono comizi, non si sa mai come partire. Intanto, grazie, è bellissimo vedere. Ah, è vero. Voi non servite a Patrizia. No, ma non è per procacciare voti in maniera più assoluta, tanto voi ci votate lo stesso. È solo un confronto, e poi è giusto per capire, visto che abbiamo sentito un sacco di persone, di associazioni, ci siamo anche posti il problema di sentire i giovani, però non avevamo delle associazioni di riferimento, degli interlocutori che fossero rappresentativi della nostra realtà. E allora questa formula, insomma, è la formula che è sicuramente più informale, è quella secondo me anche più utile per noi, per cercare di capire quali sono un po' le vostre problematiche, le vostre proposte, le vostre esigenze. Intanto io mi presento, io ho 46 anni, sono presentato come uno dei giovani, delle giovani speranze. Voi potete immaginarvi, se a 46 anni uno viene presentato come un giovane, la dice lunga sul livello della politica a cui siamo arrivati. È vero anche che Berlusconi si è presentato pure lui come uno giovane, giovanile, che ha voglia di continuare ad essere tale. Io ho due figlie, poco più giovani di voi, una ha 15 anni, fa il liceo scientifico, l'altra ne ha 12, fa la terza media, seconda media, mi confondo sempre, in questo periodo qua sono un po' confuso. Io ho cominciato a lavorare a 22 anni, sono diplomato geometri, tra l'altro sono stato bocciato una volta per servizio di condotta, questo non è un merito, ma è per dire che ci si incappa tutti presto o tardi, quantomeno io, insomma, ero abbastanza uno studente agitato. E poi dopo il diploma di geometra ho fatto una scuola, perché all'epoca la regione proponeva dei percorsi triennali, una scuola per tecnico di igiene e tutela dell'ambiente, che mi ha permesso di entrare a lavorare immediatamente a 22 anni, 23, a tempo indeterminato. Voi pensate che all'epoca i posti per far questo corso erano 23 e si presentarono in 18.
e finimmo in 12, quindi rispetto alla situazione di adesso dove le proposte formative che vengono fatte, le proposte di lavoro sono, non so se avete visto l'ultimo concorso sulle infermiere dove si sono presentate, non so quante migliaia di infermiere da tutto il mondo, sicuramente la nostra situazione è una situazione più facile, c'era una maggior mobilità sociale, i figli degli operai o comunque di persone non particolarmente covavegne, erano due insegnanti, ma in ogni caso la mia realtà è una realtà di persone di tutte le estrazioni, avevano la possibilità di progredire senza le difficoltà di adesso. Adesso c'è il rischio davvero di un ritorno indietro, quindi che si torni, che questa speranza che abbiamo avuto noi in quel periodo, che era un periodo bello di crescita, negli anni 70-80 venga un po' meno, insomma. E cosa dire? Noi nel nostro programma, pur non avendo sentito i giovani, abbiamo, diciamo, fatto dei ragionamenti con le associazioni in base alla nostra esperienza e abbiamo inserito alcuni punti che riguardano, direi più che alcuni punti, forse più della metà del programma riguarda le politiche giovanili. Non so se l'avete letto, se volete vi dico quali sono i punti in breve, poi su questo magari possiamo avere una discussione senza problemi. Sia un futuro per tutti, specie per i giovani, tutelando chi lavora e agevolando le assunzioni di ragazzi e ragazze, neodiplomati, neolaureati, ricchi di entusiasmo e di vitalità, nei quali noi tutti ci identifichiamo e speriamo. No all'ingiustizia verso le nuove generazioni che hanno meno opportunità di quelle che abbiamo avuto noi. Noi abbiamo avuto la vita più facile, questo è vero. È vero anche che i nostri figli, che dovrebbero essere quelli che poi nel futuro dovrebbero sostenere gli anziani o noi che in prospettiva diventeremo anziani, sono poi quelli che probabilmente dovremo continuare a sostenere noi se si va avanti così. Sia i servizi alle famiglie, dagli asili nido all'assistenza degli anziani, le politiche di natalità basate sull'equità fiscale, cosiddetto fattore famiglia. Noi Italia, la cultura e la ricerca, che devono essere per l'Italia e per la valle punti di forza e di orgoglio. Sia al sostegno per i ragazzi che acquisiscono fuori della valle competenze e esperienze, che poi arricchiscono il nostro piccolo cosmo. No a un edificio universitario mero contenitore dell'esistente, sia un'università polo culturale in grado di attrarre studenti da tutto il mondo. E poi abbiamo aggiunto due punti che secondo noi sono, non sono rivolti particolarmente ai giovani, ma sono un segnale. Sia il ritorno dell'onestà in politica e no alle mafie e alla corruzione. Perché la corruzione, le mafie, il clientelismo, credo che siano i problemi che creano difficoltà proprio a far ripartire l'economia e allo stesso tempo a dare speranza ai giovani. Io qualche tempo fa ho scritto un articolo per il Travai, non so se qualcuno di voi legge quel giornalaccio, no. Scrivo sotto uno pseudonimo che si chiama Robespierre e riportavo, e su questo mi piacerebbe anche sentire voi, uno stralcio di un articolo di Alesina, che è un professore di economia di Harvard che adesso si vede un po' imperare anche nella scena politica, no? Lui diceva, questo articolo emerge che i giovani di oggi svilupperanno in età adulta una visione del mondo condizionata fortemente dall'avversa situazione economica, dalla crisi, no? E ciò li renderà, dice lui, meno disposti a iniziare un'attività imprenditoriale o a muoversi da casa per cercare sbocchi di lavoro o di studi migliori. E secondo Alesina la crisi rischia di produrre una generazione di pessimisti, vittimisti, estremamente avversi al rischio, esigenti di assistenza pubblica, poco ambiziosi e rinchiusi in se stessi. Questa è la rappresentazione dei giovani di questo professore di Harvard, e giovani che subiscono la crisi e la crisi che dovrebbe generare nei giovani il timore di buttarsi e di intraprendere delle attività e un'impresa. Questa è un po' l'idea che noi anziani ci facciamo dell'effetto di questa crisi. Sarebbe bello capire da voi
intanto se rimane una speranza, insomma, se siete più speranzosi voi di quanto non lo siamo noi, e questo credo che dia una bella spinta a noi che dovremmo, nell'ipotesi che diventeremo politici, dovremmo poi attivarci affinché, insomma, i giovani, compresi i nostri figli, possano partire con le loro gambe. Quindi cercare di capire da voi, dati questi stimoli, questi suggerimenti, qual è il vostro pensiero. Okay. Avete bisogno di altre... No, noi vogliamo sentire voi, non te che stiamo. Quindi se vi riconoscete intanto in questa idea di giovani pessimisti, vittimisti, bisognosi di assistenzialismo a causa della crisi, o se voi avete invece quell'entusiasmo e quella voglia di tirare via sto tappo schifoso che la crisi sta determinando e sta creando, insomma. Allora, faccio solo una considerazione su una cosa con Bersani che spesso ho spiegato in maniera errata, secondo me. In primis, perché quando lo criticano nessuno entra mai nel merito dell'accordo, e penso che se tutti i partiti italiani firmassero il merito dell'accordo sarebbe solo un bene della Valle d'Aosta. Non c'è scritto niente di scandaloso, anzi, ci sono scritti in realtà poi solo quelli che sono i nostri diritti. E quindi ben venga un accordo del genere. Seconda cosa, poi ho seguito più provinzi vostri, quindi una cosa che è da sottolineare, viene sempre detto che se andate a Roma andate con le mani legate, cosa che in realtà non è vera, perché avete più volte detto che vi inserirete nel gruppo misto o nel gruppo delle autonomie. Prima cosa. Seconda cosa, secondo me, è che dovete che la politica Valle d'Aosta deve rivedere il discorso soprattutto sulle partecipate, sulle assunzioni nelle partecipate, che per chi è giovane e per chi entra nel mondo del lavoro come me, spesso puzza di marcio, non si sa bene chi viene assunto, come viene assunto, spesso Patrizia in consiglio regionale avete fatto delle interrogazioni sulla trasparenza che non c'è nelle partecipate, e che quindi genera un tipo di clientelismo che non è trasparente e non è bene, penso. Certo, Nicolai ha sollevato un problema reale, che in effetti noi abbiamo spesso parlato in consiglio regionale. Le assunzioni nelle partecipate, e da partecipate ci ricordiamo a CIUA, piuttosto che a Valle d'Aosta Cultura, essenzialmente quella principale CIUA, le assunzioni avvengono per colloqui, non sono assimilate al comparto pubblico, pur disponendo di denaro pubblico. E pensiamo che per rispondere a quel problema ci vada una norma, ci vadano dei provvedimenti legislativi che parifichino in qualche modo le partecipate al comparto dell'amministrazione pubblica, perché in effetti non sono... L'accesso ai posti di lavoro in queste situazioni non è paritario, non tutti sono sullo stesso piano di partenza, per qualcuno è più vantaggioso. Io vorrei aggiungere una cosa, voi sapete tutti di cosa stiamo parlando, anche chi va ancora alle superiori. E qua stiamo parlando di società che sono in parte controllate dalla regione, no? La Compagnia Valdostana delle Acque, per esempio, è una società in cui è un bacino di lavoro che è controllato con delle quote della regione, cioè sono delle quote pubbliche, in teoria è roba nostra. Sapete che i vostri genitori, chi di voi già lavora, paga le tasse, e queste tasse vengono poi utilizzate per far funzionare
tutto quello che è comparto pubblico e insomma per far funzionare i servizi. Io devo rilevare che secondo me è un'anomalia che ci siano in Valle d'Aosta tante partecipate e tante controllate, cioè è un'anomalia che dal casinò SPA alla salva precari, che è questo contenitore dove dentro ci sono gli assistenti dei musei, gli educatori, i cantieri forestali, insomma tutto in Valle d'Aosta è in qualche maniera partecipato dalla regione. Potrebbe essere un vantaggio perché vorrebbe dire che in parte è anche roba nostra, ma il problema è che le risorse qua sono utilizzate per favorire chi è figlio di, spesso e volentieri, perché nel momento in cui si fa l'assunzione, io ho fatto un concorso a 22 anni e devo dire che insomma la cosa mi è costata 3 anni di studio, preparazione eccetera, e non sapevo se sarei mai passato. Mio cognato lavorava in Enel, ha fatto un concorso in Enel nazionale, passato. Quando l'Enel è diventata CVA hanno cominciato ad assumere senza concorsi. E mio cognato mi dice, cavoli, noi eravamo selezionati, ci siamo fatti di quei mazzi incredibili, oggi continuano ad arrivare dirigenti, controdirigenti, personaggi di non si sa quale estrazione, che non devono dimostrare a nessuno quanto sono bravi, quanto sono preparati. Beh, questa è una cosa che secondo me non va bene, perché o si ripristina il merito vuol dire che magari venite bocciati una volta, magari avete le teste matte fino a un certo punto, ma poi nel momento in cui uno decide di mettere la testa a posto perché vuole rendersi autonomo, andarsene via di casa, voi sapete che si dice che, ecco, della Bibbia che dice che a un certo punto i genitori vanno uccisi metaforicamente, cioè bisogna prendere e andarsene, bisogna farsi la propria vita, ma se non è possibile perché uno non ha gli strumenti economici, non ha le possibilità per potersene andare, le generazioni cominciano a cozzare. Allora, che questa cosa, la possibilità sia data solo a chi ha la raccomandazione, chi è paraculato, chi ha i genitori che hanno insomma delle buone inserimenti nel mondo della politica, non va bene. Quindi la prima cosa sicuramente è quella, secondo me, di departecipare un sacco di settori che attualmente sono in mano. Perché il casinò e il biglia deve essere partecipato, controllato addirittura al 100%? E magari tutti i ristoranti e gli alberghi che sono intorno al casinò e che si fanno il mazzo per portare avanti la propria azienda senza contributi da nessuno non sono partecipati, cioè non hanno il soccorso pubblico. Questo è un problema. È chiaro che parte anche da voi. Se voi accettate, se qualcuno di voi accetta il sistema, cioè accetta e si piega all'idea che se siete figli di o se avete delle buone introduzioni potete lavorare, i vostri amici magari più meritevoli di voi no, allora la strada non è quella giusta, insomma. Vediamo che noi votiamo, no? Vediamo in modo remoto. Tre cose. La prima qual è la caratteristica che vi distingue dagli altri? Perché io dovrei la prima volta, tra l'altro, posso votare al Senato, perché conosco un po' di Patrizia che è del giorno. Però vorrei capire un po' qual è l'elemento, qual è un più umano, no? Qual è qui a partire in questa elezione votiamo. Sono. Qual è l'elemento che mi distingue rispetto ad altri? La seconda cosa, quale sarebbe la prima legge che nel nuovo Parlamento dovreste proporre, dovreste introdurre nell'ordinamento? E terzo, ci promettete che poi non scappate dopo le elezioni che state trovate da 5 anni, come magari capita in tanti, anche tante volte per tanti politici? Beh, fare delle promesse preelettorali è sempre molto facile. Noi è un impegno che ci siamo presi anche con le associazioni che abbiamo incontrato, quella di rivederci subito dopo le elezioni, saremo eletti, per stipulare una sorta di accordo di collaborazione.
che serve naturalmente a noi per conoscere la realtà e per sapere chi andiamo a rappresentare, e dall'altra parte ci mettiamo a disposizione. Quindi in questo senso no, non credo che spariremo. L'altra domanda: perché votare noi e non altri? Dai, no, la prima cosa che vorrei dire, lo dico, siccome non lo dico abbastanza. Ma sono di votare. Una cosa che non dico abbastanza, che hanno firmato l'appello libero per la trasparenza. Sì, beh, questa è la prima legge. È il primo motivo che hanno votato, quindi. Me l'ero scritto. Bravissimo. No, noi, beh, intanto l'appello, prego. Perché per quanto riguarda dato di due persone, una che si espressa, non ci avete detto di non andare a votare il 18 novembre, ma anzi avete fatto il contrario, avete scelto una sola faccia e avete contribuito con un proprio risultato, mentre altre due persone, di cui non sono uno ha firmato, è il quinto firmatario di una lettera fatta via mai poi metodi meno democratici, altri sui colleghi, parlo del dottore, l'altro è il primo che ha detto noi diciamo di non andare a votare, e la Pina è stata la prima. La prima cosa che ha detto che non votare è un diritto. Ma parla anche un diritto, lo so. E trovo sia una cosa vergognosa, soprattutto da dire a dei giovani che in un periodo in cui i giovani sempre più sono schifati dalla politica, dai politici, chiedere una delega in bianco, dicendo noi siamo più bravi di voi, quindi pure a casa, che ne abbia deciso bene, come quando me la penso per lo e io dico una cosa, intanto che io ho molta più soggezione dei giovani che non dei vecchi, questo già... Guarda, chi conosce la mia storia, adesso qua non c'è nessuno ex sindacalista, forse sì, Raimondo. Sa che io 8 anni fa mi sono, quando mi è stato proposto di fare il segretario della CGIL, discorso di insediamento dissi all'epoca, ce l'ho ancora quel discorso, l'ho anche pubblicato su internet. Dissi, io qua mi impegno a fare questa cosa per il mandato e basta, cioè per i miei 8 anni di mandato, e tutti, ma figuriamoci. 8 anni di mandato, perché da noi c'è la tradizione di staccarti col culo alla poltrona, di non staccarti più perché si sta bene tutto sommato, hai delle, insomma, potresti avere anche delle possibilità di incontrare persone che ti possono essere utili a te, la famiglia, eccetera, no? Dopo 8 anni io ho dato il mio bel fine mandato e ho concluso la mia esperienza. Poi è arrivata la botta della candidatura in Parlamento e vabbè, questa crea una continuità, qualcuno anche ha detto vedi il trampolino di lancio, no? Certo, un trampolino di lancio, perché quando fai un'attività che ti mette a contatto con migliaia di persone, con le istituzioni, che ti dà la possibilità di diventare promotore di referendum, entrare a partecipare alle battaglie civili eccetera, è più facile che non per altri essere individuato. Quindi da quel punto di vista lì io conforto, nel senso che non ho l'ambizione, per quello che mi riguarda io non ho mai avuto ambizioni sfrenate, perché non rientra nella mia natura avere delle ambizioni. Tutto quello che ho fatto l'ho sempre fatto a scadenza, ho fatto lo scout, a un certo punto da noi si chiama partenza, alla partenza sono partito davvero, mentre c'è gente che è lì che ha 75 anni che non si schioda. Sindacato lo stesso, la politica... Io ho scritto su Alpe che è un bivio, qualcuno avrebbe potuto dire è l'inizio di un lungo percorso, è un bivio,
ma è un bivio di una strada che ha necessariamente una fine, ma anche perché la vita, se poi alla fine diventa una dipendenza, non sei più libero. Cioè, se tu crei delle dipendenze con le tue, con le cose che fai, poi alla fine non sei più libero neanche di svincolarti. Ed è bello anche che la vita abbia il più bivio, insomma. L'altra cosa, per quello che mi riguarda, io non ho mai fatto politica. E quindi ho 46 anni, sono vecchio e decrepito, io mi ricordo quando avevo l'età vostra, i miei avevano questa età, li vedevo come dei vecchi decrepiti, però da un punto di vista politico, se volete, c'è un po' la novità, l'idea che non avendolo mai fatto, certo ho fatto 15 anni di sindacato, in questi 15 anni ne abbiamo fatte di cotte e di crude, dal referendum fallito sull'ospedale al referendum sul pirogassificatore, ci siamo impegnati in un sacco di battaglie, però da un punto di vista proprio della politica, insomma. E poi devo dire l'altra cosa, io intanto tutte le cose che ho sempre, io parlo per me, perché non posso, cose che ho sempre fatto le ho fatte senza aver mai richiesto un favore a nessuno. E questo lo posso giurare sulla testa delle mie figlie, quindi è veramente un giuramento solenne. Non ho mai avuto bisogno, né di mio padre, che pure era uno studioso, insomma, era una persona anche importante, non mi ha mai, non ha mai fatto nulla per favorirmi in nessun ambito. Mi sono sposato, mi sono tirato le balle da solo, non ho avuto né case né prestiti né niente, e sono sempre andato avanti da solo. E io le mie figlie ho proprio detto, indipendentemente che io diventi deputato, che io possa, eccetera, eccetera, voi dovete essere, cioè dovete meritare tutto quello che avrete. Vi dovete fare il mazzo, dovete studiare, non dovete pensare che ci sia mai nessuno. Io ho degli amici che hanno delle aziende, delle piccole fabbriche, delle piccole industrie. Il modello che a me è sempre piaciuto di alcuni di questi amici sono i genitori che, pur essendo pieni di soldi, pieni di possibilità, gli hanno sempre detto: voi andate avanti, vi fate la vostra strada. Noi li vedevamo come quelli che non davano mai una mano ai figli, eppure adesso vedi figli solidi che non hanno da dire grazie a nessuno, perché nel momento in cui devi dire grazie a qualcuno, tu sei già schiavo di qualcuno. Il problema di questa regione è che quando tu devi ringraziare qualcuno perché ti ha trovato un lavoro e poi lo devi votare, non sei più libero, e la libertà è impagabile. È impagabile il fatto di poter dire a testa alta, e io lo dico e non mi vergogno, non ho mai dovuto dire grazie a nessuno per quello che ho avuto, per il poco che ho avuto. Io lo dico alle mie figlie, dico: guardate che è un valore inestimabile la libertà, perché ti permette di dire quello che vuoi, ti permette di dire a quella persona no, così non va bene, ti permette di dire va bene senza che tu sia etichettato come quello che deve dire va bene perché quella persona ti aiuta. La libertà di giudizio e di pensiero è impagabile. Il sistema nostro valdostano ti toglie quella libertà. Il fatto che tutto sia un favore, sia un clientela, sia consenso, ti toglie la libertà di votare chi ti pare. Il diritto del voto è il massimo dell'espressione della propria libertà e della propria coscienza. Quindi io dico, per me la mia idea è questa. Poi è chiaro che, lo dice Patrizia, fare delle promesse è facile. In campagna elettorale tutti promettono. Noi ci siamo assunti degli impegni, l'impegno che ricordi, chi è che ricordava l'impegno di Libera? Tu. L'impegno di Libera, tra l'altro, ci è arrivato il braccialettino, probabilmente ti arriverà anche domani. Questo bellissimo braccialetto che sembra che valga niente, però ce l'abbiamo in 500-400, è un pezzo d'arteca museale questa roba qua. E questa roba qua dice che noi ci impegniamo ad essere promotori di una legge contro la corruzione, contro il favoritismo nella politica, contro le mafie. Noi abbiamo messo le nostre dichiarazioni dei redditi, io ho scritto tutto su internet, quali sono i miei interessi, che non mi piace il calcio, che quello. Mi sono messo talmente a nudo sul sito di Libera, ho scritto i miei conflitti di interesse, che non ne ho, quindi non abbiamo.
Però questa cosa qua non so quanti accreditati ad andare in Parlamento mettono il proprio 730 con scritto pure a chi dai l'8 per 1000 se voti per se lo dai alla Chiesa Cattolica piuttosto che a quella Valdese, 5 per 1000 se lo dai a Emergency invece che. Cioè per me la politica deve essere quella roba lì, deve essere trasparenza e poi soprattutto merito. Secondo me i giovani devono entrare nell'ottica che quello che avrete lo meriterete e ve lo dovrete meritare. Attenzione ai percorsi facilitati perché sono la schiavizzazione proprio del vostro pensiero. Quindi insomma questo è un po', io non so se basta come... Un'altra riflessione sull'università secondo me è da fare, per quanto ci troviamo secondo me con l'Università Valdostana, priva di contenuti specifici, contenuti ne avrà anche perché ci sono molte facoltà, ma non penso che sia quello il modello di università al quale una regione alpina deve puntare e su questo dovete essere promotori, assieme alla regione non dimentichiamoci che la vecchia amministrazione spesso scavalcava i parlamentari, non so quante riunioni abbia fatto il nostro presidente della giunta con il governo senza i due parlamentari, cosa penso mai successa nella storia della nostra, che sia abbastanza da voi, cosa che credo che successo ai vostri avversari sia facile che risucceda perché chi comanda là è uno o pochi, e dubito che abbiano la forza, visto che sono stati scelti da qualcuno, anche il consiglio regionale, spesso per quanto riguarda uno, abbiano la forza di far valere il loro opinione. Io credo che i parlamentari debbano rivendicare il loro ruolo, che non è quello di sostituirsi alla regione nei rapporti con il governo, ma è quello di facilitare i rapporti con il governo, di fare da tramite, di essere il trait d'union tra la regione e lo Stato. In questa legislatura sicuramente i parlamentari sono stati totalmente ignorati e bypassati. Mi pare che sia uscito sulla stampa un articolo che riportava le dichiarazioni del senatore Fosson, che tra l'altro è in linea con il governo regionale, qui si dice appunto che sono stati completamente dimenticati. È vero che i parlamentari valdostani sono solo 2 su 1000, però comunque rappresentano una regione, una delle 20 regioni, e quindi è giusto rivendicare questo ruolo importante. Ma io vorrei tornare a quanto diceva Jean-Pierre riguardo all'impegno politico. Io vi invito a partecipare all'impegno politico, a impegnarvi nel vostro comune. Io penso che la politica debba essere un servizio alla comunità, non una professione. Poi è evidente che quando si è eletti bisogna impegnarsi molto, al punto che diventa come una professione. Ma bisogna poter sempre lasciare la carriera politica per tornare ad un lavoro. E ognuno di noi deve avere un lavoro suo che per un certo periodo, io quando ho accettato la candidatura per le regionali ho firmato un impegno che non avrei oltrepassato le 2 legislature, 10 anni della vita di ognuno di noi possono essere dedicati alla comunità, poi lo si può fare facendo politica come facendo partecipando ad associazioni di volontariato, ma è importante vivere la vita della propria comunità, magari partendo dall'amministrazione comunale, dall'istituzione più vicina ai cittadini, ma è fondamentale. Guarda l'università. L'università è l'altra partecipata regionale. Cioè noi abbiamo, al di là di Milanesio, del progetto che tanto secondo me si arrenderà miseramente perché non ci sono più soldi, e poi l'università, se voi pensate, l'UNIVDA
consiglio di amministrazione, chi è a capo del consiglio di amministrazione dell'università secondo voi? Siamo Augusto. Arduino, Augusto, Massimo, Rolandin e il sindaco di Aosta. Cioè questa è l'ottica valdostana, e non è possibile che qua dalla cultura al lavoro a non lo so io che vuole, insomma, all'industria, alla manutenzione del territorio, debba essere tutto pensato come una cosa in mano a qualcuno. È possibile che la libera iniziativa non si riesca a sprigionare, davvero? Lo diceva Curzio Maltese qualche anno fa, a Valle d'Aosta la rappresentazione è quella dell'ultimo angolo di socialismo reale, poi magari a Padovani va bene, però no, non è l'idea di socialismo. Ah, ecco. Però è triste pensarla così, è pensare che chi ha voglia di sfondare, chi ha voglia di fare le cose per merito non le possa fare perché deve avere necessariamente il calcio in culo o la spinta o chissà che cosa. Questo sicuramente non va bene. Nell'idea mia personalmente, in Valle d'Aosta o fanno un'università che sia caratterizzata, come dicevi tu, sul territorio, che abbia un senso. Qua avrebbe un senso mettere una facoltà di scienze forestali o di agricoltura di montagna o che ne so, una derivazione di scienze naturali, qualcosa che abbia un'attinenza specifica sul territorio. Beh, va bene che ci sia scienze politiche, ma la dice lunga la scelta di una delle facoltà preferenziali. Scienze politiche, psicologia. Cioè sono scelte che hanno poco appeal sul territorio. Noi vogliamo fare un'università enorme e su cui investiranno con un campus, un college incredibile per far cosa? Per continuare a formare degli psicologi? Ma guardate quanta gente arriva da fuori, quanta gente viene nella nostra università. Questa è l'ennesima riprova che probabilmente le scelte politiche qui in valle hanno delle altre... valutano diversamente rispetto al beneficio di quello che viene fatto. Io sarei per un'università fuori per dare la possibilità ai giovani di andare a studiare a Torino, a Padova, a Firenze, piuttosto favorirli con delle politiche abitative, con delle borse di studio per i più meritevoli, fare una linea ferroviaria decente, perché non è possibile che si prende il treno, ci devi mettere 2 ore per arrivare a Torino, che è una roba che quando va bene e quando non sei fermo a metà strada. Quella dovrebbe essere una politica, aprirsi al mondo, non chiudersi. Invece qua ci si chiude e non si dà la possibilità alla gente. Poi è chiaro che la gente a un certo momento o diventa apatica o scappa. Allora le più belle risorse che ci sono qua prendono e fuggono, quando invece potrebbero rimanere qua e creare tessuto. Negli impegni che avete fatto in avanti del governo c'è il rifacimento della trassa ferroviaria. È uno dei punti che fa parte della scuola. Tu prima che ci sentiamo pessimisti. Io riportavo quello che scriveva questo studioso, che tra l'altro vive in America e che poi adesso è diventato uno dei massimi sostenitori di meno disposti a iniziare un'attività imprenditoriale, a muoversi da casa per cercare posti di lavoro, di studio migliore. Pessimisti, vitimisti, estremamente avversi al rischio, esigenti di assistenza pubblica, poca ambizione e rinchiusi in se stessi. Secondo me più che bisogno di assistenza, bisogno di assistenza. Perché non è possibile che dopo un percorso universitari finisce a lavorare in call center, ci sono un contratto di un mese, mentre tu hai studiato politiche, economia, magari vorrei andare anche in lavoro per tutti. Forse quello che si fa dentro adesso è una certezza di avere un posto di lavoro fisso, un mese, una settimana, qualche ora,
dà la certezza. Quindi poi la certezza di avere una casa per un certo tempo, anche se dice che sta facendo, quindi è un problema di casa, e quindi è un problema da parlare di famiglia, perché la famiglia non funziona in casa, non può fare. Io penso che c'è di certezza. Non so se ai nostri tempi ci fosse la certezza di avere il posto che corrispondesse al tuo percorso di studi. Probabilmente non c'era nemmeno nulla. Cosa manca è proprio forse una relazione tra il mondo della scuola, università e il mondo del lavoro. Ce lo dicevano, abbiamo incontrato degli ordini professionali, ce lo dicevano gli ordini veterinari. Ci dicevano che in valle il mercato è saturo, i veterinari ce ne sono già troppi, eppure nonostante questo la facoltà di veterinaria chiede tutti gli anni alla regione qual è il fabbisogno e sparano dei numeri a caso, come ci è stato detto, sparano numeri alti che fanno sì che la situazione peggiori sempre. Uno sta studiando veterinaria, si fa l'armare dei veterinari. È un veterinario particolare. Lui è un veterinario proprio per lei. Uno in particolare. Io avrei una domanda più incentrata sul tema nazionale. Tanto che voi due andrete a rappresentare la Valle d'Aosta, o meglio, mi auguro di andare alla Valle d'Aosta. Spesso si sente parlare, molto spesso si sente parlare di debito pubblico e come, quali politiche usare per far sì che il debito pubblico non aumenti più di tanto e quindi che sia controllato. Attualmente, per far fronte al debito pubblico, ci sono in atto dei trattati internazionali che si chiamano Fiscal Compact e Spending Review, che tradotti in termini concreti per le persone normali sono 45 miliardi di euro all'anno di tagli sulla spesa pubblica, cioè all'istruzione, sanità, cultura, tutto ciò che riguarda le persone normali. Secondo molti economisti, diciamo, il problema non è tanto quanto tagliare sulla spesa sociale, sulla spesa pubblica, che fa cassa per far fronte al debito pubblico, quanto il problema è più concentrato sulla finanza e quindi sulla speculazione finanziaria. Voi che pensate che sia giusto, lecito che continuino questi trattati, Fiscal Compact, Spending Review, che tra l'altro sono stati votati in Parlamento, da tutto il Parlamento, tanto l'Italia di valori, quindi anche dal Partito Democratico, ma vabbè, queste sono scelte politiche nazionali. E quindi volevo sapere qual era il vostro pensiero su questi trattati internazionali e sul mondo finanziario, perché se non si risolve il problema a monte, cioè per quanto riguarda la finanza, tutte le altre riforme sulla scuola, sanità, l'Università della Valle d'Aosta vengono meno, perché se aumenta sempre lo spread, tutte le vicende finanziarie controllano di fatto il potere politico nazionale, come pensate di fare tutte le vostre ricette politiche che sono giuste e condivisibili da tutti noi, penso, come farete ad attuarle se il problema a monte vi impedisce di attuarle? Credo che se avessi la risposta a questa domanda mi candiderei alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco, quello che rappresenta la Valle d'Aosta, giusto che abbiate il pensiero su temi nazionali. Io credo che il pareggio di bilancio sia una buona cosa. Dopo sta domanda, ma sapete che il pareggio di bilancio sia una cosa giusta, corretta, ma
deve essere un obiettivo, non deve essere un obbligo, deve essere un obiettivo da raggiungere a lungo termine, facendo in modo che le politiche che tu citavi, la sanità, la scuola, il welfare, vengano garantite. E quindi deve essere un avvicinamento graduale al pareggio di bilancio, non si può dire dal primo di gennaio fiscal contract, pareggio di bilancio obbligatorio. Io penso che il governo dovrà ritornare indietro su queste posizioni che sono state assunte da un governo che aveva come unico punto di riferimento la finanza. Io penso che il governo debba avere come punto di riferimento principale delle esigenze della gente. Quindi si può fare una sorta di rinegoziazione, esatto, di rivalutazione, di ripresa in mano del problema. Io, guarda questa cosa qua, faccio due riflessioni. La prima è che se i soldi venissero spesi meglio, le risorse che abbiamo, e non si disperdessero per esempio nei rivoli del clientelismo, no? Quando noi parliamo di corruzione vuol dire, se non erro, 60 miliardi l'anno. Tu parlavi di 45 miliardi l'anno di manovre di contenimento dei costi, perché poi la spending review è una, diciamo, è un'imposizione di risparmi sostanzialmente. Quindi se si riuscisse per esempio a creare una legislazione che scoraggi la corruzione, corruzione vuol dire che se io ho bisogno di qualcosa devo passare da 2, 3, 4 funzionari, compreso il politico, pagare la mazzetta, ho bisogno di un'autorizzazione, pago la mazzetta, ho bisogno di farmi ritirare una multa, ne pago una parte. Quello è devastante da un punto di vista proprio di come dovrebbero andare le cose. Quindi la prima cosa sarebbe fare questa benedetta legislazione sull'anticorruzione, noi ci siamo impegnati a fare anche con l'impegno formale di Libera. Poi c'è il problema per esempio dei paradisi fiscali. Allora, noi dobbiamo mettere in Costituzione il pareggio di bilancio, e ci dobbiamo fare tutto a regola d'arte, e il nostro regime fiscale è un regime forte che impone un peso eccessivo sulle famiglie, e poi quelli che hanno i soldi che fanno? Prendono e li portano in Svizzera, o fanno le società fantasmi in Lussemburgo. Allora quello è un problema, perché evidentemente o si fanno le blacklist, le liste nere che definiscono Monelli i paesi dove è possibile fare evadere, cioè di fatto dove è possibile aprire delle società sotto false spoglie e poi pagare le tasse lì o non pagarle per niente. Allora secondo me si deve partire anche da questi livelli. Voi pensate che Piero Gassificatore famoso, questo mega inceneritore, se andate a vedere la società che ha vinto l'appalto del Piero Gassificatore, provate ad andare a vedere com'è composta. Ci sono 3-4, ecco, voi ci avete provato a un certo punto di Lussemburgo. Ecco, poi siccome siete stati voi a fare questo lavorone di ricerca, a parte 2-3 nomi, Anna Fosson, suo marito e qualcuno insomma riconducibile alla situazione regionale, ci si infila in questi paradisi fiscali, che siano le Cayman, sia Lussemburgo e così, dove c'è un segreto bancario strettissimo, dove nessuno ti dà i dati. Allora, se si cominciasse a dire, intanto ogni volta che io do un appalto pubblico non ci deve essere un delinquente dentro, perché voi avete fatto la ricerca, andate a vedere i soci di questa mega società, se ce n'è uno, il più pulito alla rogna di questi qua. Sono stati condannati negli anni 80 per corruzione in appalto, ce ne hanno di tutti. Allora, una regola semplice: intanto io quando faccio un appalto devo avere in chiaro chi ho dall'altra parte, non devo avere scatole cinesi, deve essere chiarissimo che di là c'è Andrea Padovani, Jean-Pierre Guisciarda, che non ci siano delle strane combinazioni. Questa è la prima cosa. Non devono esserci dei delinquenti, perché non è possibile che ci sia gente, dei pregiudicati
che abbiano avuto problemi con la giustizia. Noi la nostra università, sapete a chi ha affidato tutto il gran progetto dell'università? È affidato a un personaggio che si chiama Milanese, che ha fatto pure dei mesi di galera per problemi connessi alla gestione o alla mala gestione di speculazione edilizia ed altre cose. Allora, cominciamo a dare le regole in quel senso. A quel punto lì, se è necessario mettere il pareggio di bilancio in Costituzione, perché probabilmente ci viene richiesto dall'Europa, dalla BCE e da altri, uno può dire lo faccio, ma quei soldi che mi occorrono per arrivare al pareggio di bilancio, eccetera, li prendo o non ho bisogno di farli tirare fuori dai cittadini, li risparmio su tutte questi trighi o queste questioni. Allora probabilmente se si parte così si comincia già a ragionare in maniera diversa. Sta lì il cercare di dare un'etica nuova anche, oltre che alla politica, anche proprio alla materia degli appalti è un'altra cosa, ma voi sapete perché è possibile dare degli appalti da 15... In USL da noi è andato un appalto da 15 milioni di euro per dei macchinari senza bisogno... Non un appalto, un conferimento diretto, senza bisogno di fare un appalto. Magari facevano un appalto, ne potevano risparmiare 3 milioni o 4 milioni, no, è stato dato a qualcuno perché quello nella mentalità dei nostri amministratori è più bravo di un altro. Allora, fin quando la logica è quella, noi dovremmo continuare a tirare fuori i soldi, il pareggio di bilancio oramai è costituzionale, quindi o si cambia in Costituzione, si lasciano le maglie larghe, perché sta roba qua crea dei vincoli pazzeschi, cioè oramai ragionano tutti a raggiungere il pareggio di bilancio, c'è neanche più la possibilità di avere dei momenti di decompressione del bilancio e magari fare degli investimenti non li puoi fare perché devi mirare al pareggio di bilancio. È una cosa complessa, bisognerebbe partire dalle legislazioni, quelle che diano trasparenza all'azione pubblica, dopodiché si può ragionare sul resto. Le idee ce le abbiamo, so che 2 su 1000, ripeto, bisogna trovare delle alleanze mica da ridere lì dentro. Io lo torno a un punto più generale, cioè ho notato che le anomalie, diciamo, del pubblico, che spesso qui sembrano più ordinarie amministrazioni che anomalie, oppure la questione del partecipato di cui abbiamo parlato, adesso sono un po' il fianco a quella che è una retorica del meno Stato pubblico, per il fatto che in realtà il pubblico si deve in qualche modo ridurre, perché il pubblico e la politica e tutto quello che le consegue e lo Stato non sono dei buoni regolatori della società, dell'economia, e quindi in realtà bisogna allargare gli spazi in cui il mercato e le logiche aziendalistiche, per esempio, possono in qualche modo operare per fare meglio. E quindi io mi chiedevo, ma è possibile in qualche modo o è giusto accettare questa logica, oppure ci sarebbe anche la possibilità di in qualche modo di scoprire il senso buono, e quindi il senso anche virtuoso, il senso che vede il coinvolgimento di lavoratori, di cittadini, e non appunto una cosa che ha un valore e non tanto di riferimento, e quindi anche riferiti perché non ci sia l'Italia che lavora, quanto ci sono spazi e possibilità e volontà politica di valorizzare il pubblico e non cedere a quella che appunto, secondo me non è personale, è la retorica del fare il contatto, fare l'opposto, quindi privatizzare, privatizzare, cosa che da noi non è neanche sostenuta proprio le evidenze scientifiche che garantiscono la politica, dimostrano la politica. Io credo molto semplicemente che ci siano servizi per i cittadini che vadano assolutamente mantenuti al pubblico, e penso alla scuola pubblica, alla sanità pubblica, essenzialmente a questi due settori. Poi non credo nemmeno che sia corretto demonizzare il privato piuttosto che il pubblico. Credo che l'importante sia fissare delle regole chiare, delle regole trasparenti,
che facciano sì che non ci siano abusi né di un senso né dell'altro. Allora, tu dicevi, no, se le liberalizzazioni hanno un senso, per esempio, se la retorica del meno Stato più privato che ha contrassegnato i governi passati ha un senso. Bisogna capire come si legge questa cosa. Beh, non bisogna essere neanche estremisti dall'altra parte, no? Ci sono... Io ho fatto delle battaglie per anni, noi avevamo in CGL lo slogan, e se lo ricorda Raimondo, pubblico è meglio. Il nostro slogan era rivolto alla sanità, rivolto ai servizi essenziali, rivolto alla scuola, perché abbiamo sempre pensato che il pubblico fosse meglio. Dall'altra parte però non si nega che la concorrenza, una buona concorrenza, per esempio con il privato, il problema e che non deve essere sbilanciata, cioè non si deve fare come in alcune regioni dove si sbilancia. Voi pensate la Sicilia, per esempio, il sistema pubblico, o la Calabria allo scatafascio, o il Lazio nella sanità. Il Lazio è il sistema pubblico, l'avrete visto guardando, chi di voi guarda il report, le denunce continue che fanno degli ospedali pubblici. Perché? Perché lì c'è la concentrazione delle risorse eccessiva sul privato, ci vuole un buon equilibrio e le due cose sono complementari. In Valle d'Aosta secondo me c'è uno sbilanciamento, e lo sbilanciamento è troppo pubblico, ma che pubblico? Cioè è un pubblico irresponsabile, che se noi vediamo in Valle d'Aosta c'è una regionalizzazione di tutto, gli impianti a fune sono stati regionalizzati, la sanità è regionalizzata, i cantieri e tutta la parte, diciamo, di educatori, assistenti, è tutto regionalizzato attraverso la salva precari, che è un contenitore regionale, diciamo vestito da privato, ma non c'è niente di privato. Tutta la parte dell'assistenza anziani, bambini, attraverso la cooperazione è stata sì esternalizzata a cooperative, lo può dire Marco, ma le cooperative sono in mano a chi? Sono facilmente riconducibili a qualcuno, siccome sono pagate dal pubblico, sono facilmente riconducibili anche queste al pubblico. Il casinò è pubblico, la gestione dell'energia è pubblica, è tutto in mano al pubblico. Allora lì ci vuole un contemperamento tra il pubblico e il privato che non ecceda. Oggi sentivo nazionalizzazione delle banche, nazionalizzazione di tutto. Non bisogna farsi prendere dagli slogan o dall'idea che tutto sia nero o tutto sia bianco. Bisogna contemperare le cose in maniera tale che ci sia, secondo me, un buon equilibrio, che una cosa porti e arricchisca l'altra, no? Bisognerebbe avere anche la mente aperta, e Bersani è stato quello delle grandi liberalizzazioni, non le ha fatte Berlusconi o non le ha fatte Monti, anzi c'è stata addirittura una centralizzazione al contrario. Però sono liberalizzazioni che hanno portato dei vantaggi per i cittadini. Governo Bersani, le cosiddette lenzuolate, famose lenzuolate, se le liberalizzazioni vengono fatte in maniera adeguata e opportuna, non è detto che sia poi una politica così sbagliata, perché il fatto che oggi non si paghi il notaio, che ci siano le parafarmacie, che si sia ampliata l'offerta, valutazioni complesse, non è che si può andare a slogan meno Stato e più, bisogna capire dove lo Stato deve intervenire e dove non deve intervenire. E poi la scuola, per esempio, l'anno scorso si è tolto alla scuola pubblica, se avete visto, e si è contribuito alla scuola privata, si sono date, quando la Costituzione dice ben vengano le scuole private o le scuole, ma senza oneri aggiuntivi per lo Stato, per esempio. Allora quello è una violenza verso la Costituzione, un depotenziare il pubblico che dovrebbe invece essere favorito.
Una cosa secondo me che Bira è un rimprovero che vi faccio, dove siete un po' troppo bravi con gli avversari. A me piacerebbe che ci deste un po' più giù, soprattutto Patrizia, che la conosco bene. Non dimentichiamoci che hanno un tacito accordo col PDL, perché se si andasse per vincere di 1000, 2000, 3000 voti, quando il PDL ha dato l'appoggio esterno ai due candidati, penso che il ringraziamento politico andrà fatto al PDL, quindi non dimentichiamoci che bisogna vincere per più motivi, che è abbastanza rilevante. Sì, da parte del PDL è molto subdola, c'è Raimondo che regolarmente lo scorda nei comizi, che cliccando sullo stemma in Valle d'Aosta poi esce quello del PDL, perché il loro sostegno è un sostegno molto, molto subdolo in realtà, ma perché la maggioranza autonomista si è resa conto che forse non era così conveniente per il suo elettorato rendere palese questo sostegno. Quanto all'essere più cattivi, anche questione di carattere, non sono esattamente una guerrigliera. Credo di essere abbastanza tenace quando prendo delle decisioni e le porto avanti per un po'. Ma sai, magari prima della fine della campagna. Ma voi, visto che siete più smaliziati, allora man mano che si va avanti, che si cresce di età, si impara a mediare, no? Mentre invece i giovani hanno meno filtri. E quindi poi dicono, ma come cacchio è che non attacca, forse per meglio mettere i manifesti da tutte le parti col faccione di Rolandin con scritto sotto, questo uomo è stato condannato a 16 mesi per abuso d'ufficio e a risarcire 600.000 euro, io non avrei nessun problema a dire queste cose. È chiaro che se uno deve ragionare invece in un'ottica di mediazione politica, di politica di correct, insomma di linguaggio da utilizzare, tendi a non eccedere in queste cose. Probabilmente bisognerebbe, soprattutto nella fase finale della campagna elettorale, cercare di attaccare di più, perché come vediamo ci sono delle forze che attaccano e danno legnata a destra e a sinistra e arrivano al 20%, mentre invece quelli che in passato magari manco pronunciavano il nome di, oggi leggevo su un giornale, no? Un po' un'accusa alla cortesia della sinistra. Ricordate che manco veniva detto il nome di Berlusconi, cos'è che diceva il rappresentante più importante della parte avversa? Dello schieramento avverso. Probabilmente bisognerebbe cominciare ad essere un po' più. Bisogna capire se l'atteggiamento, l'attacco fine a se stesso, poi alla fine porta consensi, magari unito a dei programmi, a delle idee, non è detto che non sia la strategia giusta. La strategia nostra, l'idea che ho io è di cambiare radicalmente, di toglierci dalle scatole sta gente. Cioè la Valle d'Aosta non può più sopportare altri 5 anni, le politiche va bene, le vinceremo, e anche se le vinceremo però rimaniamo 2 su 1000, rimaniamo 2 parlamentari a Roma, ma l'importante è che ci sia l'idea di un rinnovamento anche in Valle d'Aosta, perché guardate che la Valle d'Aosta, Se non vinciamo sto giro, se non riusciamo a smontare il sistema sto giro, ci portano in fondo al baratro, perché questa è gente che non ha mai avuto l'interesse, per me, qua lo dico, poi magari non è così, l'interesse generale, no? L'idea di interesse generale non c'è mai stata, perché nel momento in cui tutto è finalizzato a creare consenso, a creare clientele, paghi 21 milioni di euro un parcheggio, porca vacca. Vorrei vedere Rolandin se spenderebbe 43.000 euro per comprarsi un posto auto. Glielo vorrei chiedere. Un posto auto, ne ha comprati 507, non ne ha comprato uno. 507 da Troppiano, che è stato accusato di favoreggiamento alla 'Ndrangheta. Allora io dico, ma ha un senso sta roba qua? Sono soldi miei, sono soldi che probabilmente potrebbero essere investiti per politiche giovanili,
per creare, che ne so, metterli nella cassa integrazione straordinaria in attesa che passi la crisi, per creare nuove opportunità di crescita culturale, niente, bisogna spenderli nelle puttanate. 24 milioni di euro spesi nell'area megalitica, altri 20 milioni non sanno che diavolo faranno di quella specie di monumento, quella più brutta struttura schifosa che ci sia sulla faccia della terra, ci vogliono altri 20 milioni di euro. Sono 40 milioni di euro e 44 anni che quell'area lì, che è il più importante sito archeologico di quell'epoca, dell'epoca megalitica d'Europa, è bloccata. Potrebbe esserci un flusso continuo di studenti che arrivano da tutta Italia, potrebbero costruire intorno, niente. Qua in valle la situazione... Allora, o ce li togliamo dalle scatole una volta per tutti, e devono andare via. E con loro devono andare via tutti quelli che sono stati messi lì non per capacità. Ma guarda, ma non pensare, guarda, noi abbiamo sentito centinaia di persone, stiamo vedendo i comizi, vediamo, ci sono sedicenni, diciassettenni qua che vengono ad ascoltare due anziani qua che parlano di politica, che ci accompagna, Jenny ci ha presentato i comizi, cioè voglio dire, qua c'era una speranza nel futuro. Allora, se non siete voi la speranza che ci mangiate in testa, perché io dico sempre, io non mi sono mai permesso di dire che i giovani non capiscono niente, sono solo... l'ho sempre detto, no, te lo giuro, perché no, ho le mie figlie che mi cagano in testa, cioè mi uccidono ogni volta che parlano, perché hanno la saggezza che noi non abbiamo più, perché l'abbiamo persa negli anni. Se però è chiaro che la cosa che dicevo all'inizio e che voi non dovete accettare i compromessi. Se accettate i compromessi partite già col piede sbagliato, e allora andiamo su certe jeunesse che a me non piacciono sinceramente, su certe idee, mettete sul piano la vostra gente della vostra età, quanti hanno lavoro e chi sono quelli che hanno lavoro in Valle d'Aosta, e poi vai a vedere dove sono collocati. Allora, vogliamo smontare questo sistema? Se si smonta questo sistema, voi vi dovete impegnare in prima persona, per me ci dovrebbero essere le quote, oltre che delle donne, anche di giovani all'interno, ma non nell'ottica della rottamazione, perché non serve a niente la rottamazione, perché altrimenti vuol dire mettere giovani perché sono giovani, vuol dire mettere persone che hanno voglia di impegnarsi, che hanno le capacità, che hanno studiato, che sanno di potercela fare. Per me l'idea è di smontare questo sistema. Allora, o lo smontiamo, io le mie figlie considero di andarsene fuori, dico sinceramente, se potranno farlo, perché le prospettive qua sono ridotte all'undicino, quindi datevi da fare, cioè, la speranza c'è, non è che non c'è, finché c'è gente come voi la speranza c'è tutta, assolutamente, però dovete essere i primi magari a scuola a cominciare a dire, a raccontare, a spiegare, perché siete ancora decontaminati voi, non avete ancora delle esperienze brutte, stratificate, l'idea che avete ancora la freschezza di chi può dire le cose come il pirogassificatore, il referendum, cioè io vedevo i miei figli, erano loro, l'hanno ricevuto e hanno mandato migliaia di messaggini, eppure c'ha 12 anni mia figlia, l'altra ne ha 15. Il merito di quel 15%, di quel 10% aggiuntivo non è dei ragazzi che si sono mobilitati, perché si sono aggiunti al coro globale. Bisogna forse recuperare la capacità di indignarsi, perché credo che la cosa da scalfire sia proprio questa cappa di assuefazione, perché tutti lo sanno. Chi abbiamo alla presidenza della regione, lo sanno tutti che cosa ha fatto e di che cosa si è macchiato, eppure è tollerato, generalmente tollerato, addirittura è stato votato alla grande, quindi veramente bisogna recuperare uno spirito di reazione che è dai giovani che può venire. Mi hai dato uno spezzo adesso. Il terzo basta.
Guarda, abbiamo soltanto finire un'ultima cosa. Uno dei problemi di questa campagna elettorale è che non se ne parla. Cioè, manca totalmente dibattito, perché sappiamo benissimo che a Margaretta Daniels va bene così perché l'ho fatto in vantaggio. Loran probabilmente viene a combattere nell'ombra, la chiude il borrio della luce. Stiamo vedendo il borrio della luce su Facebook, quindi probabilmente combatte nell'ombra, non ce l'ha da sapere. Quello che abbiamo bisogno di fare è di riuscire a una mobilitazione trasversale in questo senso. Quindi quello che volete fare è il classico, cioè tra amici, vicini, parenti, eccetera, eccetera. Noi ci stiamo cercando di muovere anche su Facebook e Twitter, con i profili di parlare da Osta. Si è riuscita a mobilitazione online, che è difficile, però è una cosa che si può fare senza troppa fatica, può coinvolgere gente che difficilmente verrebbe un comizio e possiamo riuscire a portare voti che possono essere decisivi in una battaglia che sarà comunque su pochi voti, perché ci sono testa a testa. Quindi vi diamo questo. E se adesso volete lasciarci una mail per avere delle iniziative, delle proposte nuove, eccetera, eccetera. Perché non faccio la spalla. Perché non avevo neanche il tempo per fare qua. Cioè, che quando impegnato non riusciamo a trovare il tempo per mandare troppo in meno. No, sono due settimane, mancano due settimane. Dopodiché ci ritroveremo a festeggiare il nostro gol. Vabbè, Sono corretto. E poi non lo fai.